Ciao, benvenuto a questo secondo intervento di oggi. Bene, quindi ci ti parlo di un concetto interessantissimo che è quello alla Freddie Mercury. Freddie Mercury, cantante dei Queen, grandissimo frontman, morto nel 91 di Zanzibar. E la cosa importante è che ho visto un video di ieri di questo cantante dell'opera che diceva quanto l'avesse fosse stato influenzato da Mercury e spiegava proprio come Mercury aveva questa capacità veramente incredibile di essere un catalizzatore. Com'era possibile che un ragazzo così timido come la Mercury era riuscito a diventare così? E secondo me era la passione immensa per la musica. Quello di cui voglio parlare ora è essere il catalizzatore, è il concetto di intrattenimento che aveva Mercury, e che ha dato il cambio alla vita dei Queen, della sua band. Effettivamente, come spiega Mercury, quando c'erano gli Smile è la band prima dei Queen, dove c'era Brian May, Roger Taylor e Tim Staffel al basso e alla voce, che poi è andato via ed è subentrato lui. Poi hanno preso John Deacon dopo, come sesto o settimo bassista che è venuto dopo. In pratica quello che è importante è fatto proprio di come è cambiato tutto e quindi è una delle poche band in quegli anni che si dedicava a intrattenere il pubblico, a creare una connessione vera col pubblico. Questa è una cosa che a me sempre, sempre, sempre mi ha colpito, perché di fatto è stato quello che poi dopo è stato il futuro. Proprio, no, era una cosa che non faceva nessuno nel rock. Quasi nessuno creava una connessione col pubblico, infatti i brani che hanno scritto creavano connessione. Io penso alla musica country, al folk, al country americano, dove tutti si muovono sui tavolini, ballano, tengono il ritmo e da lì è nata la crazy music, quella di poter in qualche modo, esatto, far partecipare anche le persone. Penso a una band come i Maiden, gli Iron Maiden sono intelligenti, heavy metal, però heavy metal dove ci sono esempio, Dickinson canta in un modo che tu puoi cantare, tenere la linea, è molto da stadio, sono linee da stadio, come in Metallica, sono canzoni che puoi cantare, non sono canzoni super iper tecniche, tipo Rob Halford di Judas Priest, sono canzoni che puoi cantare. E questo è il principio che a me piace proprio dalla musica dei Queen, la connessione che crea col pubblico, è una delle cose più interessanti che a me è sempre piaciuta questa cosa. Live devi creare una connessione, non puoi solo. No, devi essere l'avventura, devi dare al pubblico. Non puoi soltanto che il pubblico è lì passivo che ti guarda, no, deve esserci una connessione. 70 il musicista e 30% invece. No, ma secondo me 50-50. Infatti tipo il Live Aid, se tu vedi il Live Aid, il Queen catalizzatore, no? Freddie Mercury e tutto il pubblico che bam, canta le loro canzoni. Pur qui in quel momento nessuno li considerava né niente, eppure quella connessione che crea col pubblico è favolosa. Ciao, possiamo venire?